Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kid che vi parla. Oggi siamo tornati con Formula 1 2023, pronti per scendere in pista. Signori, siamo a Las Vegas, penultimo appuntamento di questa ultima stagione con F1 23, con la nostra Spyker. Bensì, signori, siamo arrivati alla conclusione di questa stagione e già da campioni del mondo, già negli scorsi due episodi in Messico, se non sbaglio. Siamo diventati campioni del mondo, ma c'è ancora in ballo il campionato costruttori. Quindi, signori, bisogna fare bene, cosa che non è accaduta nelle qualifiche, ma andiamo a vedere, perché questa è una pista strana. Se si fa un assetto per la velocità, perché ovviamente ci sono lunghi rettilinei peggio di Monza, si fa un assetto per la velocità, poi in curva praticamente sembra di dover girare un barcone, una nave da crociera, e quindi è difficile poi nel misto, nelle curve che comunque sono abbastanza lente. E quindi ho optato per Prima di iniziare, utilizzare il rivediamo le nostro assetto posizioni di sulla Miami, griglia che è di un po' più partenza. agile, però in velocità Max pecchiamo un po'. Verstappen ha fatto un gran giro Verstappen ieri in e oggi pole è e in pole Sainz position. dietro di Il lui, talentuoso incredibile. Carlos C'ha Sainz Red Bull là completa la prima davanti. fila. Ma meglio Quindi così. il resto della griglia. La nostra lotta è con le Liam Mercedes, Lawson, che però sono Hamilton, subito Leclerc, dietro. Norris, Perez, Russell, Russell è un De po' più Vries, staccato, ma noi signori Gasly, siamo ancora più indietro. Albon, Ocon, Siamo il in ragazzo d'oro, tredicesima Theo posizione. Pourchaire, Sergeant, E Bottas, purtroppo qualifica un po' Stroll, così. Tsunoda, È una pista che non Zhou, mi piace Piastri, tanto, è una pista difficile. Magnussen e Nico Hülkenberg completa la griglia. Quindi Equipo diciamo facile, che secondo me. è andata un po' così. Però signori, siamo pronti per Ok, ci questa. siamo. Conto su di te, non deludermi. Va bene, vai tranquillo. Per questa sfida decisiva alle Mercedes dovremmo riuscire. Facciamo un 2,8 in più di carburante. Dovremmo, si spera, riuscire a conquistare il titolo costruttori in questa gara, grazie magari al buon Sainz che parte là davanti, a cui abbiamo riaperto la struttura del secondo pilota, così almeno ha un boost in più di prepotenza. E nulla, signori, mi raccomando, voi restate sintonizzati perché ormai manca veramente pochissimo all'uscita di F1 24 e inizierà una nuova avventura, signori, con un gioco che comunque avrà tante magari piccole novità, però interessanti. Signori, pronti? Andiamo in pista allora. Mamma mia, Albon che ci inchioda davanti. Poi magari ci viene anche a tirare la sportellata, eh. Attenzione qua adesso a Gasly, è rimasto un po' in botte, vedete come ci sverniciano male. Porca puttana, il nostro problema è quello, signori, che sui rettilinei non facciamo fatica di più. Ma anche con un assetto totalmente per la velocità, signori, avremmo fatto comunque fatica perché non si sa per quale motivo, ma il nostro motore, nonostante l'aggiornamento che è arrivato prima di questa gara, l'ultimo aggiornamento che aspettavamo proprio dal fornitore, il nostro motore arriva solo ai 350. E oh, piano! E si ferma lì. Spingiamo Albon un po' aggressivamente verso il muro, non contro il muro, ma verso il muro. E quindi la difficoltà è quella, che Ok, adesso non va oltre il nostro concentriamoci per il motore. resto della gara. E credo, signori, penso che sia dovuto proprio al livello di difficoltà scelto, cioè con un livello di difficoltà più alto. Porca la puttana! Cazzo, c'ha sta macchina! Madonna! Niente, si è messi a fare un po' di derapate. Dicevo che appunto con un livello di difficoltà più alto, secondo me, la velocità di punta sarebbe leggermente più alta, non lo so. Potremmo anche provarci all'ultimo episodio, all'ultima gara. Mamma mia, è incontrollabile quella macchina qua. All'ultima gara potremmo anche pensare di aumentare la difficoltà. Vediamo. Attenzione qua, noi siamo a lottare nelle retrovie con Bottas. Diciamo che il campionato costruttori quest'oggi è tutto nelle mani di Sainz.
perché noi purtroppo ci ritroviamo a fare schifo qui dietro, ma me l'aspettavo, eh. Ho scelto comunque un assetto che non è adatto per la pista. Però piuttosto che aver dover fare tanta fatica in curva a girare la macchina, ho detto facciamo che piuttosto siamo lenti sul rettilineo, sai, una scia, un DRS, magari riusciamo comunque a cavarcela. Perché qua i rettilinei sono tanti e lunghi. Abbiamo l'ERS praticamente ad ogni giro, ma va bene. Non va bene, però ce lo facciamo andare bene, insomma. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Guarda come ci scappa sta puttana maledetta, la nostra auto. Un po' troppo aggressivo forse come assetto. Ma con calma andiamo a prendere Albon. Ma con calma, non con fretta, non con... non con furia. Mette furia. Per esempio, questa curva sotto sterzo c'è sempre, a prescindere. Io questo non lo capisco, ma va bene. Merda. Mamma mia signori, che disastro oggi. Che disastro. Forza, puoi riprenderti quella posizione. C'ha il DRS. Attenzione che dietro si infila anche Pusher. Siamo in tre, siamo in troppi. E noi non abbiamo velocità, incredibile. Riusciamo a tenere la velocità dell'Alfa Romeo, ma perché avrà un motore del cazzo. L'Alfa Romeo. Beh signori, diciamo che questo è un allenamento per il nuovo F1-24, perché sicuramente non saremo là davanti subito a lottare per del pit stop. I punti, ma gomme medie. Dovremo barcamenarci qui nelle retrovie, in queste lotte. Meno male un po' più di motore della Williams ce l'abbiamo, e anche dell'Alfa. Cazzo, ti difendi all'interno, ma... Bottas, ma sei un pezzo di merda. Oh! Pusher, non ci dai spazio. E noi tagliuzziamo un po' la curva. Mamma mia, signori, le lotte inaspettate, ma ci sono e quindi ce le godiamo. Occhio a trazionare così prepotentemente. Vai di DRS, Bottas. Prendiamo l'esterno. Vedete tutti sti rettilinei. Anche andare a 350 all'ora si blocca poi. È inutile. Ricordiamolo, ma macchina della Formula 1, i 360 in alcune piste tipo questa li raggiungono, e li superano anche. Il problema di questa pista sono queste curve in appoggio lunghe dove la macchina cerca di scappare via. Di scappare via come questi qui davanti, signori, ma che stiamo piano piano prendendo, safety car. Safety car, vietato sorpassare, rallenta. Mentre il gruppo si compatta, mantieni safety il car, tempo attenzione, delta bandiera positivo. Rossa, Verstappen, Verstappen, qua ci compenetriamo tutti, Verstappen, signori. Con questa cosa, magari. Grave incidente, signore, adesso cambia tutto. Questa è una buona occasione per cambiare strategia. Si riparte con la gomma media, assolutamente sì. Giro di partenza gara giro 7, va bene. Pronti?
Pronti con la gialla? Ma trasparenti, cos'è sta cosa? Ha tolto le collisioni. Attenzione, è ripartito Verstappen? Ma non è lui che si è ritirato. È ripartito, ma non ho capito. Si è schiantato di già. Signori, Verstappen è fuori dalla gara. Cosa sta succedendo? E Sainz è là davanti, credo. Spero che sia lui e non una McLaren. Norris è qua. Attenzione lì davanti che c'è un po' di bagarre. Questa signora è stata... Ma porca puttana. Questa ripartenza, signori, è stata manna dal cielo per noi. Manna dal cielo, adesso dobbiamo sfruttarla però questa occasione. Mamma mia, con quale cattiveria dentro su Gasly. Mamma mia. Ecco, qua davanti vanno veloci anche Gasly. Andiamo all'interno. Attenzione lì, in 4 addirittura. Non si può in 4. Attenzione a Norris. Oh, sportellate clamorose qui davanti anche tra compagni di scuderia. Ma che cosa sta succedendo? Una Royal Rumble, signori. Se le danno di santa ragione anche tra compagni. E occhio perché qua ci infiliamo su De Vries. Teniamola. Mamma mia che rischi. Là davanti se n'è andato intanto il buon Sainz, giustamente, insieme a una Ferrari, Leclerc e credo Piastro dell'altra McLaren. Qua tra Formula 1 Manager e Formula 1 fa confusione con i team. Mamma mia, signori, però che bella gara a livello di emozioni, di sorpassi, di tentativi anche di sorpasso. Mamma mia, trazioniamo benissimo qua. Ma vedete che poi il primo allungo in velocità. Poi raggiunti 340, allora diciamo che riusciamo ad andare alla loro stessa velocità. Ma vedete che anche con la scia non andiamo oltre i 349, 350, incredibile. Qua dobbiamo proprio arrivare in un punto strategico per noi e provare il sorpasso. Potrebbe essere qua. Potrebbe essere qua. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Mamma mia, come ci infiliamo su Lewis. Mamma mia, signori. Sto davanti a noi Russell e poi Perez. E qua guadagniamo tanto grazie anche all'agilità della nostra vettura, però poi si allunga sul rettilineo e abbiamo carburante sufficiente un pochino per altri 5 giri. Controlliamo anche quello, magari non in curva. Ce ne abbiamo 1,24 in più. Vai tranquillo, Alex. Ecco, una delle novità di F1.24, se non ricordo male, è anche proprio quella legata ad Alex, che dovrebbe dare delle informazioni un po' più precise, un po' più anche interessanti durante la gara. Si spera, anche perché non è praticamente mai stato aggiornato negli ultimi anni. C'è sempre le stesse cose. A volte parla anche troppo. Mamma mia, mamma mia. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Giro veloce per noi, signori, in scia agli altri.
riusciamo a performare come vorremmo. Apre l'interno Perez, dobbiamo arrivare prima alla staccata. Bella mossa, ben fatto. Piccolo, piccolo solletichino al muro, senza credo toccarlo di cattiveria. Quindi nessun danno per noi. Un piccolo buffetto gliel'abbiamo dato. E adesso è difficile difendersi. Adesso senza DRS è difficile. Non è che riusciamo a prendere Leclerc per il podio. Ci proviamo, signori, ma... 2 secondi sono tanti. Stiamo finendo anche l'ERS. Finito, perfetto. Guarda lì come ci risucchia l'anima Perez. Abbiamo carburante a sufficienza. Mamma per mia, altri 4 giri. Lentissimi. I rischi! Ho visto vicinissimo. Eh no, signori, è difficile andare a prendere Leclerc là davanti senza aiuto di scie e DRS. Molto difficile. Dobbiamo restare dietro a Perez. Bisogna anche adesso ragionare sul momento giusto in cui fare il sorpasso, eventualmente, per non essere poi risuperati da Checo. E occhio, perché dietro abbiamo le due Mercedes, signori. Siamo praticamente certi di poter alzare anche la coppa per i costruttori da solo per Sainz. 3.51, attenzione, abbiamo toccato i 3.51. Però vedete che non abbiamo la prepotenza che hanno loro. È incredibile. Cazzo, però Leclerc un secondo e 5, mezzo secondino. Abbiamo recuperato. Dobbiamo spingere, signori. Si può fare, quindi si può fare. Il distacco dal tuo compagno avanti a te è 5,1 secondi. Sainz va forte. È davanti a Lawson. No, non è Piastri, è Lawson. È vero. È Lawson. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. L'abbiamo, signori. Abbiamo il DRS di Leclerc, mentre dietro si sportellano le Mercedes. Meglio per noi. Verstappen è al comando. Ma che cazzo stai dicendo? Che c'è Sainz? Ma ce la fai? Ma che cazzo ha Verstappen? Si è buggato. Non sai perché doveva essere, diciamo, ritirato già alla bandiera rossa, ma in realtà l'hanno rimesso in pista per poi farlo ritirare. Non ho capito. Adesso è primo, magicamente. Perez ha perso il DRS, ottimo. E signori, dobbiamo aspettare non questo giro per forza, direi il prossimo, perché tanto là davanti ultimo giro non ci arriviamo. Quasi quasi aspetterei proprio qua, in questo rettilineo. Troverei il sorpasso su Leclerc. Ultimo rettilineo disponibile. No, non questo. Prima dell'ultima curva. Questa non la considero una curva. Ok, ultimo giro. Portiamo a casa il risultato. Il podio, vogliamo il podio. Vogliamo salire sul podio insieme a Carlos per festeggiare la vittoria dei costruttori. Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Sì, sì, ma non mi interessa l'auto che segue. Facciamo vedere su Leclerc. Benzina c'è. Fammela tenere controllata, che non si sa mai.
Non è qua ancora, però usiamo un po' di Hertz. Tagli vicini. Perché non è qua, ma è qua, signori. Qua, signori, che bisogna farlo. È qui che bisogna farlo. Ci prendiamo l'esterna, invece no, ci ributtiamo all'interno su Leclerc. Attenzione, attenzione, è il momento decisivo. Grazie, andiamo bene, vai di Hertz. Non è più Leclerc. Non ne ha più. Attenzione, traguardo, signori. Terzo posto, clamoroso. La sua stella, una vittoria speciale. Clamoroso. Del Nevada. Mamma mia, che lotte. Ci siamo ritrovati da una certa a lottare con Bottas, Davide, con Albon per la tredicesima posizione. E magicamente siamo arrivati. La gestione delle gomme è stata determinante in questa sul gara. Podio. Come sempre, la velocità in sé. Il podio è tutto arancione, ma ovviamente c'è una McLaren di mezzo. Se non per tutta la gara. Bravo Carlos, comunque, che è ha fatto il suo, suo dovere. Ho sbagliato. Porca vacca, il podio. Ho skippato il podio. Vabbè, signori, faremo magari una doppietta da Abu Dhabi, non lo so. Il ragazzo d'oro aumenta però, il suo vantaggio nel giro anche veloce, signori. Dopo 31 un'incredibile 1. Giornata di gara, Davide, chi ha guidato? Grazie alle scie, al DRS. Oggi voglio fare il nome di Carlos Sainz. È rimasto è sempre il nome del primo, è quello che vince. E quindi ha approfittato di ogni minimo errore per scalare posizioni. E passiamo ai costruttori. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria chi posizione. Se ne frega della Ferrari? Abbiamo vinto il campionato, scusami. Che finale per un altro favoloso fine settimana di corse. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci vediamo la settimana prossima. Cosa l'avevamo già vinto nello scorso Gran Premio? Non lo so. Fatto sta, signori, che portiamo a casa anche i costruttori. Sainz che addirittura si avvicina a Hamilton, quindi potrebbe arrivare anche terzo in classifica piloti. E mamma mia, signori, troppo forti, andiamo verso l'ultima gara di questo F1 23, via, si vola ad Abu Dhabi. Lavoro di squadra, vinci il campionato costruttori, no? Ecco, signori, è uscito adesso il pop-upino, quindi il campionato costruttori è stato ufficialmente vinto oggi. Ci manca ancora però una gara, signori, da correre. L'Abu Dhabi sarà una passerella, ma vorremmo vincerla sicuramente. E a questo punto, vabbè, io direi non c'era festeggiamento podio. Vabbè, non c'è festeggiamento podio, quindi va bene. Va bene così, andiamo avanti e denaro per permetterci il contratto di Sainz non mi interessa. Assolutamente. Va bene. Siamo arrivati all'ultima gara della stagione con la Mercedes. Attenzione, signori, che comunque a livello di prestazioni è arrivata lì, perché credo che anche loro nel giro di tre stagioni sono quelle che abbiamo effettivamente fatto, riescano a raggiungere proprio la massima prestazione possibile. E infatti siamo tutti lì, anche Red Bull. Comunque ci sono delle piccole differenze che si notano. Però ecco, siamo comunque. È stato tirato fino alle ultime gare e poi abbiamo allungato noi, signori, una serie incredibile di vittorie e risultati positivi. Comunque, ultimo appuntamento, signori, Yas Marina, andiamo ad Abu Dhabi. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre serie sul canale. Vi invito anche a restare sintonizzati, signori, perché arriverà Formula 1 2024. Quindi mi raccomando, fate il tifo sempre e comunque per il Tono Kid. E nulla, con questo è tutto, signori, ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!